Ricerca, sviluppo e innovazione. In una parola, InFood Lab. Nasce a Valdobbiadene il primo laboratorio tecnologico alimentare che unisce la passione per il cibo alla sperimentazione. La presentazione ufficiale è avvenuta venerdì 20 ottobre nel laboratorio di Via Cecchella, dove ha sede la nuova startup, alla presenza della stampa e delle autorità. InFood Lab è un centro creativo in cui vengono realizzate ricette con materie prime scelte e bilanciate, attraverso processi tecnologici innovativi. Una realtà nata dall'iniziativa di due giovani, la valdobbiadenese Giulia Tramet, imprenditrice e project manager, e Francesco Cappelletto, food innovator e specialista in ingredientistica alimentare. Qui a Valdobbiadene accadono cose straordinarie, la nostra scuola della formazione professionale ha continuato a crescere, a investire, ad avere un quarto anno, ha incontrato un imprenditore e una famiglia di imprenditori straordinaria che ha deciso di investire nell'innovazione dell'agroalimentare, dei prodotti. E quindi ci sarà un connubio, i ragazzi verranno a sperimentare qui, la parte scientifica farà per le aziende innovazione di prodotto. E qui ne scaturiranno nuove opportunità di lavoro e anche di produzione. Per l'anno 2017-2018, infatti, il laboratorio aprirà le porte a una classe del sistema duale per permettere agli alunni di sperimentare nuovi sapori. Per noi è fondamentale che i ragazzi vengano introdotti direttamente nel mondo del lavoro perché così vedono per quale motivo vengono a scuola, e questo è un ambito fondamentale, proprio l'incrocio, l'anello che mancava a che manca a tutte le scuole per ottenere questo obiettivo nel più breve e corretto modo possibile. La nostra forza è che siamo una squadra forte di non solo talenti, ma anche di persone che hanno tanta buona volontà, che si impegnano veramente fino in fondo, non guardando l'orario, non guardando le ore, ma veramente andando sul sacrificio e sullo spirito di gruppo. Grazie a questa squadra noi riusciamo a coinvolgere nuove risorse, nuove persone, nuovi imprenditori come oggi che credono nei nostri progetti e grazie ai loro denari, grazie alle loro capacità, riusciamo ad ampliare il nostro raggio d'azione e fare ogni mese qualche cosa di diverso. Dal Pandavina al Tiramisù Day a oggi in Food Lab, un laboratorio interattivo dove i ragazzi sperimentano, fanno sviluppo, ricerca, dove nella ristorazione di oggi lo sviluppo e ricerca è fondamentale, perché i migliori ristoranti fanno sviluppo e ricerca e ogni mese, ogni giorno trovano qualcosa di nuovo da inserire nel menù, da inserire nelle loro ricette. Questo è il punto di forza della nostra scuola. Tra le attività in programma, InFoodLab proporrà anche corsi tenuti da docenti d'eccezione e rivolti sia agli appassionati che ai professionisti della ristorazione. Per saperne di più, è possibile visitare la pagina Facebook o il sito www.infoodlab.it.